Andrea Schevano, ricercatore del gruppo Ricicla dell'Università degli Studi di Milano. Ci troviamo presso i nostri laboratori del Parco Tecnologico Padano a Lodi, dove abbiamo da qualche anno iniziato un nuovo filone di ricerca sul riutilizzo degli scarti dell'industria alimentare o dell'agroindustria per la produzione di sia da una parte di energia, dall'altra di nuovi prodotti. In particolare in questo caso parliamo della produzione di bioidrogeno. Sappiamo che da scarti ricchi soprattutto in carboidrati facilmente degradabili si possono ottenere attraverso delle fermentazioni produzioni elevate di idrogeno molecolare, che quindi è un ottimo combustibile da potersi utilizzare sia per la produzione energetica in loco sia come reagente per moltissimi processi chimici. Inoltre la fermentazione permette di ottenere nella fase acquosa una serie di acidi grassi volatili, in particolare acido acetico, acido butirico principalmente, ma una serie di altre sostanze che possono essere poi utilizzate come substrato di crescita per microrganismi e quindi per la produzione di ulteriori prodotti. Abbiamo tra i più interessanti le plastiche biodegradabili, oppure il substrato di crescita può essere utilizzato ad esempio per la produzione di microalghe, dalle quali si possono ottenere molte molecole di interesse per l'industria cosmetica, farmaceutica e nutraceutica. Il gruppo Ricicla, in collaborazione con un'azienda consorziata al gruppo del Grana Padano, ovvero Brescialat, sta studiando appunto un'applicazione di produzione di bioidrogeno che possa poi diventare nell'azienda stessa un effettivo sviluppo per il futuro per la produzione di bioidrogeno da una parte e eventualmente di altre sostanze utili e nuovi prodotti. In particolare, considerando ad esempio uno dei settori più sviluppati soprattutto nel nord Italia, il settore caseario, dobbiamo pensare che abbiamo una produzione di il principale scarto ad esempio, che è il siero di latte o la scotta, è quantificabile in circa 8-10 milioni di tonnellate all'anno e la produzione equivalente in idrogeno equivarrebbe circa a 10-20 miliardi di metri cubi di idrogeno. Inoltre un tipico caseificio produce una quantità elevata di acque di scarico, di lavaggio dei vari locali di produzione, che contiene ancora moltissima sostanza organica che fino ad oggi sostanzialmente equivale ad un costo vivo per l'azienda che a volte pesa molto sul bilancio annuale. Questa sostanza organica stessa può essere a sua volta trasformata in energia e attraverso appunto una produzione locale di energia si può, se non altro, abbattere i costi di trattamento delle acque.